tutti, oggi video semplicissimo, come sempre, un tutorial molto facile che riguarda questa piccola ghirlanda amigurumi, quindi imbottita, fatta all'uncinetto. La lavorazione è molto semplice, io l'ho fatta con del verde e abbellita con un nastrino rosso, però ovviamente potete farla dei colori che più vi piacciono. Io l'ho fatta, diciamo, pensando alle classiche ghirlande di Natale. Potete decorarla come più vi piace. Spero che il tutorial sia chiaro e vi piaccia. Nel caso, lasciatemi un pollice in su. Io vi lascio appunto al tutorial. Ci vediamo nel prossimo video. Per fare la nostra ghirlanda ci servirà dell'acrilico verde, un pochino di imbottitura o dell'ovatta, quello che avete in casa, un uncinetto adatto al filato che abbiamo, un segnapunti o una spilla da balia, una ago da lana, del nastrino rosso o come più vi piace e della semplice colla. Ovviamente anche le nostre forbici, come sempre. Allora, per cominciare andiamo semplicemente a fare un cappio, come lo facciamo sempre. Allora, fatto il nostro cappio, andiamo a fare 30 catenelle. Quindi la prima, la seconda, la terza, la quarta e così fino a 30. Una volta fatte le nostre 30 catenelle, andiamo con l'uncinetto a puntare nella prima catenella che abbiamo fatto, in questo modo, e andiamo a chiudere appunto il nostro cerchio con una maglia bassissima. Quindi molto semplicemente facciamo una maglia bassissima. A questo punto abbiamo creato il nostro cerchio. Vi dico da subito, se volete che la vostra ghirlanda sia più grande, logicamente non fermatevi a 30 catenelle ma aumentate. Poi man mano vi spiego il procedimento. Allora, a questo punto dobbiamo entrare nel nostro primo punto che abbiamo, la nostra primo buco di catenella, quindi questo primo foro, e andiamo semplicemente a fare delle maglie basse. Le dovremmo fare su tutto il giro, quindi entriamo nella prima, ecco, aspettate che è scappato il filo. Allora, entriamo nella prima catenella che abbiamo fatto e facciamo una maglia bassa e così via su tutte le altre catenelle. La terza e così via per tutto il giro. Una volta finito il nostro giro di maglie basse, continuiamo e facciamo una maglia bassa. A questo punto metteremo il nostro segnapunti per ricordarci il nostro giro quando comincia. Dopo questa maglia bassa andiamo a fare un aumento, cioè facciamo due maglie basse nella stessa maglia, quindi un aumento. Di nuovo, successivamente una maglia bassa e di nuovo nella prossima un aumento. Come avrete capito, questo giro sarà composto da una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento, che si alterneranno fino alla fine nel nostro giro. Finito anche questo giro composto da una maglia bassa e un aumento, il prossimo giro sarà un giro semplice di soltanto maglie basse, senza nessun tipo di aumento. Quindi una volta che siamo entrati nella prima maglia, mettiamo come sempre il nostro segnapunti e facciamo tutto il nostro giro di soltanto maglie basse, semplici maglie basse senza nessun tipo di aumento. Finito anche questo giro, facciamo una maglia bassa per iniziare il nostro prossimo giro, dopodiché facciamo un aumento. Questo giro sarà composto di nuovo da una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, un aumento, eccolo qui, quindi una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Quando avremo finito anche questo giro di aumenti, non dovremo far altro che fare ben 5 giri di sole maglie basse. Quindi i prossimi giri saranno
dei giri molto semplici, semplicemente fatti da maglie basse senza nessun tipo di aumento. Quindi, dopo aver messo la prima maglia e aver messo il segnapunti, continuiamo così a fare maglie basse semplici per 5 giri. Dopo i nostri 5 giri di maglie così come si presentano, cioè soltanto di maglie basse, ci ritroviamo appunto in queste condizioni. Allora, togliamo il nostro segnapunti e andiamo a fare una maglia bassa. D'ora in poi cominceremo a fare adesso le diminuzioni. Andiamo a stringere la nostra ghirlanda. Abbiamo fatto la nostra prima maglia bassa, adesso dovremo fare una diminuzione. Così come vi ho spiegato nei video precedenti, va preso soltanto il filo davanti per fare la diminuzione. Filo davanti sia della maglia dopo che dell'altra, e va fatta una maglia bassa. Questa è la nostra diminuzione. Di conseguenza un'altra maglia bassa e un'altra diminuzione. Semplicemente dovremo fare questo per tutto il giro, una maglia bassa e una diminuzione. Terminato anche questo giro, il prossimo giro che faremo sarà composto da semplici maglie basse, quindi andiamo a fare un giro normale di maglie così come si presentano. Quindi maglie basse, dopo aver fatto la prima, semplici maglie basse, così per tutto il giro. Prossimo giro andremo a fare di nuovo una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro. Quindi facciamo la nostra prima maglia bassa, inseriamo il nostro segnapunti e andiamo a fare una diminuzione. Quindi per questo giro sarà composto da una maglia bassa e una diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro. Prossimo e ultimo giro sarà un giro semplicemente di maglie basse e sarà il nostro ultimo giro, dopodiché andremo appunto a comporre la nostra ghirlanda. Quindi per questo giro semplici maglie basse. Finito il nostro ultimo giro, andiamo semplicemente a fare una maglia bassissima per chiudere il nostro lavoro. Tiriamo il filo e lo andiamo a tagliare. Mi raccomando, il filo lasciatelo bello lungo perché ci servirà per la cucitura appunto della nostra ghirlanda. Inseriamo il nostro filo che abbiamo tagliato nel nostro ago da lana e andiamo con la nostra imbottitura ad imbottire leggermente la nostra ghirlanda. Facciamo un'imbottitura iniziale, poi mano a mano, mentre cuciamo appunto le due parti insieme, poi ci regoliamo su quanto magari la vogliamo piena. Allora, quindi andiamo a mettere la nostra imbottitura qui dove abbiamo il filo, quindi cominciamo a metterla in questa parte. Ecco, dopodiché con molta attenzione e diciamo con molta calma andiamo semplicemente a cucire le due parti insieme. Quindi prendiamo il nostro ago da lana e andiamo a prendere una maglia da questa parte e una maglia dall'altra parte e andiamo a fare questo tipo di cucitura. Stessa cosa anche dall'altro lato, una maglia dall'altra parte e una maglia da questa. E andiamo semplicemente a fare questo lavoro. Se mano a mano che cucite vedete che l'imbottitura è poca, aggiungetela in questo modo, aggiungetela, riempitela per tutto il cerchio e continuate la cucitura. Vedrete che alla fine sarà bella che imbottita. Finita di cucire, la nostra ghirlanda sarà così e praticamente sembra una ciambella, sì lo so, però ovviamente adesso andiamo ad abbellirla. Io applicherò questo fiocco rosso sopra, però ovviamente la vostra decorazione è a vostro gusto, quindi con della colla vado semplicemente ad apporci questo fiocco che ho fatto con del nastrino rosso. Logicamente potrete abbellirla come più vi piace, con delle perline, con delle palline rosse per tutto, diciamo, per tutta la ciambella, e ovviamente potrete farla del colore che più vi piace. Il tutorial è terminato, spero vi sia piaciuto, io vi saluto e ci vediamo appunto nel prossimo video.